Ciao, presento un gadget, chiamiamolo così, preso su Amazon, costo 99, diciamo 1 euro più credo 4 euro di spese di spedizione. Siccome l'ho preso insieme ad altri oggetti, va bene, la cosa è finita nel mucchio. Era descritto come un fiammifero riutilizzabile 1000 volte. Ero curioso, l'ho preso. Vediamo un attimo come è fatto. In pratica si tratta di una specie di fiaschetta, chiamiamola così, che contiene, l'ho aperta per vederla. Cioè, non è che ho aperto la scatola, ho sfittato questo piccolo nottolino che c'è sopra. All'interno c'è del tipo del cotone imbevuto di benzina, tipo quella degli accendini Zippo. Sul lato, cioè su questo lato, invece è incollata una piccolissima barretta di ferro cerium. Cioè quello che fa scintille, detta così, proprio papale papale. Vediamo un attimo cosa succede. La benzina non esce voltando il coso cambia per aria, perché in quanto appunto dentro c'è del cotone o qualcosa di simile che la trattiene. Il nottolino, vediamo se, spero che si riesca a vedere. Alla sua estremità ha una specie di stoppino e una barretta di metallo che strofinata sulla barretta di ferro cerium genera una scintilla. Direi di non farla fare la scintilla verso questa parte, in quanto vabbè, potrebbe cadere dentro e incendiare il tutto. Vediamo cosa succede. Scintilla, ma non si accende. C'è avuto un po' di insistenza, la prima volta si è acceso subito, questa volta ci è voluto parecchio, probabilmente è un po' secca o si è bruciato lo stoppino, non so bene, comunque vabbè, insomma, per capire, questo è l'oggetto. Non è sto granché. E se devo dirla tutta, praticamente si è già consumato tutto lo stoppino. Non so se si riesce a vedere che c'era in questa specie di non so come chiamarlo, con in cima la parte per scoccare la scintilla. Quindi adesso ovviamente non si accende più, però vabbè, fa la scintilla anche se. È una cosa limitata e non si riuscirà certo a accendere un fuoco. Tento di vedere se si riesce a farlo funzionare una terza volta, anche se ho i miei seri dubbi. Questo in quanto non so se si riesce a vedere, adesso provo, ma lo stoppino che c'era qui in cima praticamente è andato, è
bruciato completamente, quindi non può più imbibirsi di benzina e quindi funzionare. Vabbè, era una prova, direi non compratelo. Ciao.